Quando si parla di cibo giapponese, si pensa al riso, al pesce crudo, il coso, insomma, e il sushi, i rotolini pure, quelli con tutte le alghe, e il sushi, insomma. Beh, effettivamente, come d'avve torto, pure io conoscevo il sushi, il sashimi, gli uramaki, che poi, detta fra noi, l'uramaki è occidentale, non è giapponese. Se tu vai da un giapponese e gli fai vedere l'uramaki col Philadelphia, lui ti sputa in faccia. È come se vai da un napoletano e gli fai vedere la pizza con l'ananas. Te mena. Detto questo, grazie ai cartoni animati, alle serie TV, ai film, ho imparato a conoscere meglio il cibo giapponese e la loro cultura. Però c'è da dire che fino a poco tempo fa in Italia erano cibi introvabili. Infatti mi sono chiesto, dopo il viaggio in Giappone di 2 anni fa, ma roba tipo l'okonomiyaki, i dorayaki, il ramen, il tonkatsu, che non è una parolaccia, ho detto cazzo, e tutti gli altri cibi che ho provato, si possono trovare in Italia? Beh, questa è la domanda alla quale risponderò oggi. Dove e quali cibi giapponesi si possono trovare in Italia? In questo caso parliamo di Milano. Ma posso assicurarvi che in molte altre parti d'Italia si sta espandendo la cultura del cibo giapponese e non sarà difficilissimo trovarlo in giro. L'importante è che vi informiate e che sia buono. Oggi vi porto in alcuni posti molto particolari a Milano dove la parola chiave è cultura giapponese. Ora butta un like e iniziamo questa nuova avventura culinaria. Il primo posto che visitiamo oggi è Maido, localino piccolino in zona Porta Genova, ben recensito da chi ci mangia, soprattutto per la gentilezza del personale e della qualità degli ingredienti, che non è poi così scontato, dato il costo non eccessivo dei piatti all'interno. Con me ed Emily è venuto a cena Efrem, tornato fresco fresco da New York. Un onigiri con salmone. Sono appena finiti. Ok, allora un onigiri con tonno. Ok. Iniziamo con una bevanda commercializzata in Giappone, il ramune, una limonata gassata che a dirla tutta era meglio non la prendevamo. Cioè tutti e tre eravamo d'accordo, era meglio non prenderla. Lo sapevo, però lo sapevo. Poi birretta giapponese tattica e iniziamo questa prima cenetta. PS, mazza quanto era buona sta birretta, frate. Primo piatto, onigiri, diffuso nel Giappone antico, soprattutto dalla samurai, dato che era molto comodo da mangiare, non avendo bisogno di bacchette o tavolini per essere consumato. Super semplice, porpetta di riso, porpetta. Sono romano, dico porpetta, mi viene ancora difficile di polpetta. Con all'interno ingredienti vari, nel mio caso gambero e avocado, semplice e gustoso. Aggiungerei proprio buono, anche se effettivamente era meglio con un po' di teriyaki. Se andate a chiedere l'extra, che secondo me spacca. Ma poi mi ricordano l'infanzia, Doraemon. Non l'hai mai mangiato da piccolo, eh? Però mi ricordano l'infanzia. Mai, però guardavo Doraemon. Poi ho ordinato un tonkatsu al curry. Tonkatsu. Un tonkatsu al curry. Diversamente da quello che ho trovato in Giappone, me lo sono ritrovato con patate al curry, cotoletta fritta e riso. Sì, insomma, abbiamo capito che in Giappone gli piace il riso. Buono, eh? Cioè, piacevole, ma niente di spettacolare. Vi assicuro che in confronto ad altri che ho provato in giro, non era così tanto spettacolare. Comunque, le basi al tonkatsu, che non è una parolaccia, è una cotoletta di maiale fritta, dove poi vengono aggiunte di fianco condimenti come riso, zuppa di miso e le solite cose che te mettono in Giappone dappertutto. E infatti arriva la zuppa di miso, anche questa super tipica. In Giappone viene servita come antipasto in quasi tutti i locali, questa è difficile non farla buona. Cioè, quindi ti dico, è super approvata, anche perché a me piace un casino. Passiamo al piatto migliore del ristorante, secondo me, l'okonomiyaki, che significa letteralmente ciò che vuoi alla griglia. Di base è una frittata con farina, cavolo e vari ingredienti, a scelta dello chef. Ognuno se ne inventa un po' come cazzo gli pare. Ad esempio la nostra era con i gamberi, e cazzo quanto era buona. Super approvata da tutti e tre, ve la consiglio se venite qua. Troppo buona, scandalo. Non c'è il tempo fisico. C'è un botto di roba. Dopodiché passiamo a uno dei piatti più tipici dello street food giapponese, le polpette di polpo fritte, chiamate takoyaki. Queste le ho prese anche in Giappone. Cavolo, in questo locale le fanno buone, raga, ma buone vere. Quindi anche queste super consigliare se passate. Locale abbastanza economico, semplice e senza troppe pretese. Insomma, se fa rispettà. Comunque, vabbè, senti, a me a parlare, mi è venuta fame, spegni qua sta roba che è tutta accesa, io c'ho un attimo di fame, che quando ce vo ragazzi, va detto. Momento sponsor, ma uno sponsor che secondo me può interessare tutti quelli che stanno guardando questo video, o almeno una grossa fetta. Ormai da 3 settimane più o meno che abbiamo provato HelloFresh, un servizio
non è una spesa online. HelloFresh è una scelta di una ricetta, dopodiché loro ti mandano a casa i prodotti che servono a realizzare suddetta ricetta. Ora voi direte, ma che sta di questo? Faccio vedere che famo prima. Che so, io mi voglio fare tacos di pollo Korean style. Vai lì, scegli e loro ti mandano direttamente tutti gli ingredienti per fare questi tacos di pollo. Dopodiché dietro troviamo tutta la preparazione, dalle calorie ai tempi di preparazione, 25 minuti in questo caso, ed è veramente tutto troppo semplice. Tutti i prodotti sono freschi e scelti accuratamente. Potete acquistare sia singolarmente delle ricette, ma anche utilizzando questo codice sconto quando fate un abbonamento, che possa essere mensile, settimanale, per quello che volete. Che ne so, magari voi il weekend sapete che volete cucinare, vi fate l'abbonamento, che in questo caso è scontato grazie al mio codice. Dopodiché sapete già che vi arriverà il pacco sempre preciso e puntuale per poter realizzare le ricette, per poter cucinare, non so, per la famiglia, per gli amici, o per stupire qualche ragazza, per stupire qualche ragazzo. Fidatevi che quando si cucina funziona sempre. Comunque lascio il mio codice sconto, molto carino, posso dire che è super approvato. Io vi consiglio di provarlo, poi magari non siete soddisfatti, disdite l'abbonamento, oppure non fate l'abbonamento, fate come vi pare, perché comunque quando una cosa è buona c'è da dirlo. Ragazzi, torniamo al video, torniamo alla postazione, anzi no, torniamo tra poco, che prima cucino, intanto ci voglio 25 minuti. Ok, ci siamo, cos'è che stavamo dicendo? Passiamo quindi al secondo locale, stavolta qualcosa di dolce. Andiamo in un posto che ho già portato anni fa sul canale. Si tratta di Hiromi Cake, pasticceria tipica giapponese. Parliamone. Ovviamente i dolci giapponesi di base non sono nulla di troppo speciale. Sono gusti molto articolati, ben separati dai nostri, ed è per questo che non sono mai riuscito ad apprezzarli fino in fondo. Però infatti in questo posto, oltre ai tipici dolci giapponesi, troviamo qualche rivisitazione occidentale. Gusti molto più sofisticati e simili ai nostri, ma per fortuna anche qualche prodotto tipico senza modifiche. Ecco infatti i dorayaki. Insomma, li conoscerete sicuramente per Doraemon. Doraemon, Doraemon, il gatto speciale, sono tutti i regali, i dorayaki speciali. Non era così. Sono una specie di pancakes soffici con ripieno ai fagioli. Sì, avete sentito bene, fagioli. Cioè, in Giappone mettono i fagioli dappertutto. Tu prendevi una cosa a caso, una macchinetta, e c'erano i fagioli dentro. E le cose sono due. Te devono piacere i fagioli dentro un dolce, e devi stare da solo dopo che l'ha mangiati, perché, insomma, i fagioli fanno aria. Comunque in questo caso quello con i fagioli rossi non è stato niente di troppo particolare, quasi evitabile. Non ho capito perché tra tutte le cose dolci, perché i fagioli, però... Mentre quello con i fagioli bianchi, oh fra, tanta roba, mi è piaciuto e ve lo consiglio. Però non è male anche quello. Questo è molto buono, fagioli bianchi. Questo è buono. Ovviamente abbiamo preso anche il tè verde matcha, senza zucchero, molto buono. Devo dire che sono un grande fan del tè matcha. Molto buono il mio, anche il suo. Devo dire che è molto più verde. Il mio molto al gelsomino, è buonissimo. Poi abbiamo ordinato i mochi. Eh sì, proprio i mochi, quelli famosi, insomma, li conoscete. Dolce tipico giapponese a base di riso glutinoso tritato e pestato per ottenere una pasta bianca morbida e tanto appiccicosa. E poi riempito ovviamente coi fagioli. In questo caso quello con i fagioli rossi è sconsigliato. Cioè ogni volta che prendo un mochi con i fagioli rossi dico, ma perché? Non mi piace, perché continuo a ordinarlo? E continuo imperterrito nel mio errore. Però vi dirò che quello con i fagioli bianchi e matcha era veramente super piacevole, buono e da provare. Cioè comunque insomma, sto locale è abbastanza economico e particolare. Consigliato. Quindi se volete provare qualche dolce giapponese e farvi un po' un'idea di quali sono i loro gusti, vi consiglio di provarlo. Terzo ristorante di oggi. Uno dei migliori ristoranti con cucina giapponese a Milano. Tenoa. Si trova proprio di fianco al Naviglio Grande ed è uno dei ristoranti a tema Giappone recensiti meglio a Milano. Sia per la sua tematizzazione che per la bontà del cibo. Potrebbe sembrarvi un posto costoso, ma in realtà alla fine c'è pure un pochetto stupito. Comunque iniziamo con un antipasto classico, edamame. Te lo servono loro gratuitamente appena ti siedi. Lo vedete spesso negli all you can eat, ed effettivamente anche in Giappone ne ho trovati spesso. Proseguiamo con una lunga attesa, circa 35-40 minuti, prima del prossimo piatto. Ed eccoci all'ikakarage. Calamaretti fritti, buoni però già visti, cioè insomma nulla di speciale, hanno fritto il pesce che alla fine è sempre la cosa più buona da fare. Passiamo a qualcosa che conoscete tutti anche in Italia, il sashimi, da sempre must obbligatorio della cucina giapponese. E questo in particolare è una bomba, ha spaccato fra il pesce, era fresco, era buono, era saporito, il tonno, sapeva di tonno che ho mangiato in Giappone, è difficile, vi assicuro che io ho provato i sashimi in tutti i ristoranti di Milano, o sono quelli che non ti fanno stare male e sono piacevoli, di base sono quelli al salmone perché quelli al tonno non sanno mai di niente, però è proprio difficile trovarlo buono, quindi Tenoa, complimenti, sashimi approvato.
Ovviamente abbiamo preso anche un chirashi, altro piatto tipico, che di base è riso con pezzi di pesce fresco sopra. Semplicissimo, ma allo stesso tempo è un pasto completo e sfizioso. È riso di riempi, è sashimi e buono un culo, che cazzo vuoi di più? Bravo Tenò, ci hai stupito la grande oggi. Certo che la prossima volta non mi fa aspettare così tanto per mangiare. Grazie. Quarto e ultimo locale di oggi. Ci sono tantissimi cibi giapponesi che magari non conoscete e avete voglia di provare. Io probabilmente farò una serie sui cibi giapponesi o sui cibi orientali, cinesi, indiani. Comunque sarebbe carino una serie del genere. Se vi piace l'idea, lasciate un bel like qua sotto, semplice e preciso. Così magari mi farete sapere anche nei commenti quali altri cibi volete che io provi. Comunque ci troviamo da Zaza Ramen in zona Moscova, molto centrale a Milano, a due passi da Garibaldi. E qui devo dire che il locale è parecchio caratterizzato, tutto molto in stile giapponese, anche se qualche ignorantata italiana ce l'abbiamo messa. Dopo aver aspettato circa 20 minuti in piedi, anche se avevamo prenotato un tavolo per due a quell'ora, ci siamo seduti e abbiamo iniziato a spezzare un po' il menù. Roba giapponese, molto tipica, ma il loro cavallo di battaglia sono i ramen. Puoi scegliere tra due diversi tipi di noodles, tradizionali di grano tenero tipo 00 oppure di soba con l'aggiunta di 2 euro, grano saraceno, insomma, integrali. Due condimenti a scelta per insaporire i brodi, o miso o soyu. Ci sono varie tipologie di ramen, nel mio caso ho scelto il chashu ramen, quello semplice, preciso, con la pancetta di maiale arrotolata, e ci ho fatto aggiungere ovviamente un uovo morbido marinato con la salsa di soia con l'aggiunta di 2 euro e quello che qui chiamano Naruto, che sono fette di pesce a spirale rosa, quelle che vede sempre nel ramen di Naruto, che è effettivamente l'anime che ha reso famosissimo il ramen, che è uno dei motivi per cui sono andato poi a provarlo sia in Giappone sia qui a Milano. Mentre Emily ha deciso di prendere quello col filetto di salmone marinato, anche lei con l'aggiunta di uovo morbido marinato alla salsa di soia. Ah sì, ovviamente ci serviva anche un antipasto. Ecco perché abbiamo preso le tebasaki caramellate stile Nagoya, che sarebbero delle alette di pollo molto speziate con tanta salsa teriyaki intorno, e devo dire che spaccano. Ragazzi, sono buone, cioè sono alette di pollo, cioè piene di salsa, non possono essere buone. Questo comunque ho provato pure in Giappone e vedo di che spaccavano. Passiamo al ramen. Ok, è buono, spacca, il brodo è molto saporito, però vi devo dire che ho provato ramen migliori qui a Milano. Ho già fatto un video sul ramen qui a Milano e ci sono tantissimi posti in cui provarlo. Che poi effettivamente in Italia sta cosa del ramen è esplosa, cioè trovate il ramen ovunque. Detto questo, il punto di forza, che era l'uovo marinato in salsa di soia, che quando vai a mangiare un ramen deve essere buono, non era niente di troppo particolare. Secondo me poteva essere fatto meglio, anche perché tutti gli altri che ho provato erano più buoni. Il Naruto, cioè la spirale di pesce arrotolata, sa di pesce, cioè sa di granchio e surimi alla fine, quindi è anche quasi buono. Alla fine Zaza Ramen non è che non ve lo consiglio, però effettivamente non era così tanto buono. Non ho provato dei migliori a Milano ed era pure un pochetto costoso. Però insomma, se stai in zona Moscova e c'hai voglia dei ramen, ci potresti pure passare. Non è che ci rimani poi così de merda. Arrivati a questo punto, questo era un video per farvi conoscere un pochino i cibi giapponesi, non propriamente farvi vedere quali sono i migliori a Milano oppure quali sono i migliori cibi giapponesi che potete trovare nella vostra città. In generale, quali sono le cose tipiche, quelle che potreste pensare di provare un giorno. Nel mio caso, vi dico, sono un fan del Giappone, ma proprio un fan che quando riaprirà sarò il primo ad andare, mi farò 2 mesi lì, quindi non ci sono dubbi su questo. E in questo video il mio piatto preferito è l'okonomiyaki. Senza dubbio è la frittata, quella lì che ti fanno sul momento, con tutto quello che vuoi, ed è veramente buona. Sia in Giappone spaccava, sia qui, quindi super consigliata. Poi ovviamente ci sono tantissimi cibi giapponesi da provare ancora che non ho fatto, e se volete il secondo episodio arriviamo a 50.000 like. Alcuni sono complicati da trovare, tipo il melon pan. Non ho ancora mai trovato il melon pan in Italia, spero un giorno di riuscirci. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e che qua sotto in descrizione trovate il link di HelloFresh per fare una spesa intelligente. Anzi, ve la fanno loro la spesa, voi scegliete la ricetta e avete già la ricetta pronta e servita da essere fatta. Quindi ve lo lascio qua sotto in descrizione. E soprattutto col codice che vi lascio qua in sovraimpressione avete uno sconto bello alto sul primo abbonamento. Quindi se volete provarlo per qualche settimana senza impegni, vi fa la spesa. Cioè, proponendo ai vostri genitori, direi: questo l'ha detto Giovanni Fois, potrebbe essere interessante. Soprattutto perché ci stanno sacco di ricette e vengono aggiornate ogni settimana. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video, e se vi stesse a chiedere che tatuaggio è questo, c'è il mio Instagram qua sotto. Comunque trovate Instagram Giovanni Foi, se vedete il reel che ho fatto sul tatuaggio nuovo, il significato, e soprattutto poi ci sarà anche la foto, quindi andate a seguirmi anche su Instagram. Ciao ragazzi.